Buongiorno, liberi navigatori accesi. Martedì alle 18 si è tenuta nella sede della sinistra Ecologia e Libertà di Acireale una conferenza, un incontro per parlare dei rifiuti. Era presentato da SEL e dal PD di Acireale, rispettivamente da Claudio Grosso, che è responsabile provinciale SEL dell'ambiente, e Francesco Musmeci, che è rappresentante PD di Acireale e promotore dell'iniziativa. Bene, si è parlato di rifiuti, sono state fatte da parte di Francesco Musmeci dei resoconti abbastanza impegnativi e duri sulla condizione in cui si trova Acireale per quanto riguarda i rifiuti, e così come l'intervento di Claudio Grosso, che ha spiegato alla sala come sarebbe stato meglio e quali progetti poter mettere giù sin dal basso per migliorare la raccolta dei rifiuti e migliorare la qualità della vita. Abbiamo assistito a questo incontro, ci siamo confrontati, è stato piacevole. Ho aggiunto durante un mio brevissimo intervento che quando si parla di rifiuti non ci si può dimenticare della parola mafia e criminalità organizzata. Vi lascio con delle foto che potete vedere. Due sono rifiuti che ingombrano un parcheggio per disabili di fronte alla scuola, all'istituto comprensivo Fucciola Spina di Acireale, e l'altra foto riguardano le condizioni di Santa Caterina ad Acireale, condizioni di vero disastro e di possibile disastro. Buona giornata, navigatori accesi, e grazie per tutte le visualizzazioni sul canale.